Ok, Uncharted 4, ragazzi, storia, capitolo 8, riprendiamo la trama. Siamo quasi alla fine del capitolo ormai, eh. Sono curioso di vedere cosa esce fuori. Benissimo, benissimo, benissimo. Ciao Kevin, guarda, fammi vedere, dimmi se va a scatti o cosa, se va a scatti faccio che chiuderla, se va bene invece, ok. Non so perché non mi dà pieni FPS. Allora, mi è partito che non mi dava la schermata, non mi vedeva neanche la capture card oggi. Non so che cavolo è successo, veramente, incredibile. Qualcosa di assurdo. Cioè, vallo a spiegare come mai impazzisce così all'improvviso la capture card e inizia a dare di matto. No. Dovremmo avercela fatta stavolta. Dovrebbe essere tutto a posto. Allora, intanto ti tutto benvenuto. Io farei partire questa giornata con una bella punto esclamativo boss. Eccoci qua. Perfetto. Ecco fatto. Tutto siamo a un buon punto qua. Un secondo soltanto. Ok, dicevo, siamo alla fine del capitolo 8. Abbiamo esplorato bene la Scozia, abbiamo esplorato benissimo la Scozia, sono tanti 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 segreti in questa Scozia. Ciao grande Mecoglioni, benvenuto, benvenuto, benvenuto. Eccoci qua. Ecco qua, partito. Si sentiva la mia voce. Ok, a posto, adesso prometto di non fare più disastri, dai. Cerco di non creare più casini cosmici. Ok, vediamo un attimo. Ecco qua, dobbiamo fuggire dalla Scozia e andare a Madagascar. Non dovrebbe essere difficile, visto che siamo praticamente ormai alla fine. E sta là. Perfetto, perfetto, mica tanto. E dicevo, è bellissimo come meccanica e tutto questo gioco, veramente impressionante. Eh? Ma che è? Sta sparando? Si è fatto il sentiero dei cannoni. Altri nemici. Io dicevo, è finita, ma qua non è finita per niente. Eccoli qua, altri mercenari. Ma non voglio di fare altro stealth. Vediamo se riesco. Ok, questo qui l'ho fatto fuori. Funziona bene. Ci sarà da combattere un po', sappiatelo. Ma sì, un bel colpo di fucile. Viene verso di me, ma io non ho tempo. Ok, proviamoci. Ma ce ne sono tantissimi qua. Io pensavo fossero quasi finiti. Beh, è assurdo. Bisogna proprio fare la stealth, sta parte. A me non piace quando il gioco ti costringe e ti dice: devi farla stealth. Non me ne frega nulla. Devi farla stealth. Bifolco, magari mi dà pure il bifolco. Ok, c'è il buffering. Abbiamo affrontato intanto Sebastiano il vichingo. Mamma mia, quello è un boss pazzesco. Vediamo un po' di riuscirci, dai. Ok, andate, andate. Prendiamoci questo. Vorrei evitare di morire, soprattutto vorrei evitare di farmi beccare. Più ne becco in maniera stealth, meglio è. No, mi ha visto! Ok, facciamole. Più ne becchiamo, meglio è. Non è facile, eh? Non è per niente facile qua. Ma posso lanciarmi? Che senso ha? Sì, posso atterrarli così, wow. Alla Batman, cavolo, col rampino. Oh, e gli salti sopra. Che figata. Questo non mi vede, non mi può vedere. Preso. Ma che bella questa! Grande kill, grande kill. No, non posso far vedere. Aia, ma di nuovo uno. Che errore, ragazzi, che errore.
Ma quel paese. Se riproviamoci, dai. Riproviamoci, non bisogna mai arrendersi. Rapina. Ok, facciamo un punto scambio. Rapina, 1000. Mi raccomando, Kevin, con un numero, altrimenti non te la convalida. Bravissimo. Sta menando, ma non ha se. Ah, quando va così è terribile, eh? Quando va così è terribile. E proviamoci, dai. Dai, che va. Oh, bene. Poi, avanti il prossimo. Mi sono lanciato così? Ma cosa fa? Ma perché si butta giù così? Ok. Lanciamolo giù. Ah, va bene, perfetto, perfetto. Avanti il prossimo. E si fa volare giù anche questo. Ok, è andato, è andato. Direi che abbiamo terminato sta parte. Va bene, quale sarà la strada giusta adesso? Sono curioso di vedere. Continuo a sentire suoni strani qui nel gioco. Sì, probabilmente si potevano atterrare dall'alto, ma ne valeva la pena? Ah, magari sì. Io ho un po' paura, perché questo posto qua non mi ispira molta fiducia. No, lì no, lì no. Possibile. Qui impossibile, ragazzi. Che rischi che stiamo prendendo? Rischi pazzeschi. Boh, dovrebbe essere qua tecnicamente, visto che è la zona più in là. O questa caverna qua sotto. I test Bican! È andata benissimo. Che rapina, ragazzi, che rapina. Accedi alla grotta, ma io sono nella grotta. Ah, c'era un'altra strada? Bello, bello, non male. Non sapevo neanche che c'era un'altra strada. E vedete che salta fuori tutto qua. Vedete che salta fuori tutto. Ok, dai, che va bene, dai, che va bene. No, è l'altra uscita della grotta. Ma cosa sta succedendo? Vediamo un po'. Perché qui mi segna che c'è un nemico, ma non è possibile, non c'è nessuno. Come fai se c'è un nemico? Ah, questa grotta? Di nuovo? Ok. Careful. Might be unstable after the blast. Mercenaries. Forza. Altri mercenari. Ma da Raffe non me lo sarei mai aspettato, come Help me with this. no? Perché mica è un santo sto Raffe. Go, go, go. No problem. Dai che ci siamo, eh. Che spettacolo qua. Oh. Ci tocca proprio facile, eh. Sì, dai. È soltanto un salto, è soltanto un salto. Ok, è andato. Avete visto? È andato bene. È immensa la Scozia, veramente ha fatto un livello immenso. Those things look sturdy to you. Sturdy enough. Hey, be extra careful on these. Dai che si salta, vai, vai. Oh, crap. Remember extra careful? Okay. Okay, we're good. We're good. Abbiamo segnato un altro appunto sul diario? Beh, meno male. Facciamolo pure. Un tentativo.
Ok, vediamo un attimo. To head into the cave. Cave? Yeah, might lose contact for a bit. Dobbiamo restare isolati per un po', non preoccuparti. Sulle sedute. Keep the porch light on for you. Vi aspetterò. Vi aspetto. No. Pensavo fosse proprio una fuga veloce, invece. Yeah, but I think we're the first ones in here. Through here. But I didn't eat a big breakfast. Maybe St. Dismas statues? Check. Carved stairs? Check. Frames. Nathan, I think it's safe to say we're in a pirate cave. Is that a door? That sure looks like it. Check it out. Check this out. A little slimy. There's a handle in here or something. Oh, give it a pull. What? Could be a trap. In there. What's the worst thing that happened? Cosa può esserci? Use my hand? So we'll get you a nice hook. Give it a pull. Dai, forza, tira! Un uncino. Right, tiriamo, tiriamo! Una tirata veramente. E c'è un tesoro qua dietro. Un secondo soltanto. Secondo, facciamo una cosa. Voglio vedere. Secondo me è la scheda d'acquisizione che sta andando di matto. Ok, perfetto. Vediamo se era quello. Dovrebbe andare divinamente adesso. Vediamo un po'. Guarda, guarda, decorazioni interessanti. Interesting decor. For those who prove worthy, paradise awaits. To those who prove false, behold your grim fate. Un destino d'inferno. Well, I guess Avery was a better pirate than a poet. This isn't Avery's. Questo non è di Avery, di chi è? What do you mean? Look. Guarda. It's the Rhode Island pirate. Pirate di Rhode Island. Thomas Tew. E chi è? Same treasure fleet as Avery. Yeah, well, at least that's what the stories tell us. If this really is Two's mark, then that means he's involved in all of this. How? It's a damn good question. Okay. Wow, gli uomini retti, nuova zona. E io credo di aver finito la scorza, invece. I think Avery or... Cioè, ma c'è ancora sto capitolo, ragazzi. Jaded treasure hunters. Good thing. Ok, vediamo un po'. Vediamo come va. Stavo saltando. Solido come gli altri, mi sembra giusto. Wow, sta zona. Aia. Ok, andata su. Siamo al capitolo 9, quindi vuol dire che stiamo facendo progressi da gigante in sto gioco. Mi devo buttare veramente in acqua? Non credo, non credo. No, 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 no. Vabbè, io lo faccio, ma è sbagliato, È impossibile che siamo... infatti. Era impossibile, era impossibile. Uomini retti. No, mi fa rifare tutto. Datemi un secondo.
C'è qualcosa che non quadra con sta scheda d'acquisizione? Perché si è accesa la luce? Perché si è accesa la luce da sola? Hai acceso sta luce qua? Ma spero col comando vocale, spero. Scusate, ho dei problemi con la scheda d'acquisizione. Vediamo come va. Sta reggendo. Siamo tornati al punto di prima. Siamo di nuovo qua. Ah, ma era dietro di me la soluzione. Era facilissimo, no, beh. Era talmente ovvia che mi è sfuggita. È il gioco in cui mi sono perso di più questo, il 4 di tutta la serie, quello che è più dispersivo, anche più grande come luoghi. Qui non si torna indietro. Mi si è precipitato in una botola, sì. L'obiettivo di oggi, appunto, sarà di finire questo capitolo. E poi vediamo, sinceramente, poi vediamo. Pretty elaborate test? Trial? Yeah. And this guy clearly failed. Let's do better. Come on, man. There's something on the bottom there. It's a bucket. Un secchio. Perché se ne facciamo del secchio? Lo buttiamo giù? Sì, posso riempirlo. Immaginavo. Bucket filled. Ma sì, dai, un bel secchio pieno d'acqua. Non fa mai male. Eccolo qua. Lo rimetto in quella specie di ruota. Sì. Glu 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 glu. Diamo da bere alla ruota. Sti scheletri si fanno un po' d'acqua nel corpo. Ok. Bene, quindi. Something with the three crosses? Di nuovo? I'm guessing we're looking at Jesus, our good thief Dismas, and the jerk thief Gestas. I'm gonna figure the white cross is Dismas, so the black one is Gestas. Ok, la croce. Buone azioni. Questa. Ma no! Capito, buone azioni, ok. Perfetto. Questa invece che rappresenta il Signore. Oh, mi sono perso. Ah, non ho mai amato gli enigmi ruotanti. Mai amati. Non lo trovo difficile. So cosa voglio fare, ma non è questo che voglio fare. Ecco, perfetto. Check it out. Something up there moved when you put the bucket on top. There's a channel running from the mechanism to the door. Okay. So bucket on top is good. Keep it there. Perfetto. In realtà devo invertire fra di loro. Grande Kevin. Facciamocela sta boss fight. Devo invertire fra di loro.
queste qua. Buona azione che ti... Il problema è il crocifisso, deve stare qui in mezzo. Avevo capito come funziona, non è... Però il problema è che non riesco mai a ruotarle bene queste cose. Se giro questo tolgo il secchio da su. No, no, non devo togliere il secchio da su. Il secchio è giusto che deve stare lì sopra, ok. Quasi, 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 quasi. Ah, ma c'è anche questa, ma sapevo che facevo prima. Boh, a posto. Per me dovrebbe essere giusto. Perché vedete, ci siamo, infatti. Hey Sam, was Dismas to the left of Jesus? Well, are you looking at them from the front or the back? From the front. Then buona azione. Okay, that's what I've got. Dovrebbe essere corretto, il crocifisso. Le cattive azioni, le buone azioni. Ah, devo spostarlo più in qua. Devo spostarlo più in qua. No, questo è giusto. Questo qua lo sposto qui e questo qui lo sposto qui. Perfetto, dovrebbe essere corretto. No, sbaglio sempre. La leva, eccola qua. Non è difficile, eh? Infatti dovrebbe essere giusto così. Andiamo. Sì, è giusto. Corretto. Come no? Ma lasciamelo fare. Sono sicuro che è corretto. Oh, crap. Ma scusatemi, il crocifisso da una parte, sandisma, che è quello buono. Sandisma è quello buono da questa parte qua. Questo cattivo da questa parte qua. Dovrebbe essere giusto. Dovrebbe essere corretto, che io sappia. Corretto. Secondo. Cercando di capire. Allora, il secchio va bene su. Hanno detto che va bene su il secchio. Il crocifisso è sotto. Secondo, ragazzi. Cercando di capire perché qua. Complicato. Cercando di capire un attimo come si faccia sta cosa, ma non capisco. Vediamo. Sembra veramente cioè sembra ovvio, sembra giusto, vedi? Da una parte abbiamo quello con le buone azioni, dall'altra quello delle cattive azioni. Suggerimento. Suggerimento non... Sponi la croce alla luce. La croce alla luce? No, perché alla luce? Ma un macello se faccio sta cosa. Non questa. Questa qua. Ho spostato il crocifisso, porco cane. Ho spostato il crocifisso non va spostato. Facciamo così. Questa qua. No, questo non si deve muovere. Ok. Questa qua. Ok. Alla luce. Non ho notato le luci in effetti. Potevo notarle prima. Questo qui non devo toccarla. Vi ha detto. Che se tocco questo è un disastro. Ok. Questo. No. Dovrebbe essere corretto. Dovremmo essere. Vediamo se è giusto, dai. Dovrebbe essere corretto stavolta, però. Non avevo visto che c'erano anche delle luci. Pazzesco. Ditemi che è corretto, dai. Ditemi che è corretto. Sì? No? Sì, è corretto, benissimo.
Non avevo la minima certezza, sappiatelo. Niente arrosti o kebab. Infatti, cosa dovevamo dimostrare di fare? Vera sta cosa? Riempire un secchio, vero? Ma quel paese mi sono buttato giù. vabbè. So if that was a test, do you suppose it was tested exactly? Meglio passare di qua. Had to know about Saint Dismas, whom I bet Avery and all of his crew were intimately familiar with. Una prova molto semplice, ma col cavolo era semplice sta prova. Cioè, era logica, però come posizionarla no. Perfetto qua, perfetto. Ok, I'm guessing we need to get up to that broken bridge. Hey, come here, I'll boost you up there. Coming. Wow. Okay. Wow. I've got something for you up here. Use this to reach those handholds on the wall over there. Good call. Perfetto, quindi Sam mi dai la mano? Sì, ha dato la mano. Lo attacco sopra. Riesco a andare dove c'è lui? Penso di sì. Basta che salto qua. Ok, è andata, è andata. Sam, seguimi. Va bene, ti seguiamo. Ti seguiamo, Sam. Intanto abbiamo affrontato il boss, Claire Muscoloso, un grande boss. I imagine it was easier when all the bridges and walkways were broken. Wow. I guess we're a couple hundred years later. Couple hundred years later. Ma che posti pazzeschi, pazzeschi. Andiamo avanti. There's a low ceiling here. Watch it. Ow! Watch my ah. Watch my ah. See some light through here. Vedo una luce qui. Siamo sotto una cattedrale, giustissimo. Cosa ho toccato? Spero niente. Allora, andiamo un po'. Ah, ecco, c'è un posto nascosto qua. Ma che belli, mi piacciono le catacombe. Mi sembra di essere tornato ai tempi di Skyrim, con i grandi misteri ed enigmi. Soprattutto i dungeon, soprattutto i dungeon. I dungeon di Skyrim sono pazzeschi, ragazzi. Anything noteworthy by the dormitories? Not unless you count some cleverly worded headstones. Have you finished digging by the chapter house? We have, ma'am. The northwest sites are wide open as. Ooh, Nadine. And what about the southern perimeter? Not yet. It'll take us a day to move the crane over there. Nadine. Make it happen. I'll send a couple of men over right away. Good. Rafe, any luck with those manuscripts? Can we have a minute? Keep me updated. Tienimi aggiornato. Sì, signore. Did you hear? They found a whole annexed area under the cathedral. I did. Have you seen it? No. Why? Because there wasn't much left after they'd finished finding them. My men have been a bit liberal with they're the dynamite. They're like 100 well-armed bulls in a china shop. But they've made more progress in 2 days than we've made in months. Progress. Si lamenta sempre, Raff, si lamenta di tutto, dai. Ciao, podcast fiore, faccio un bello shout-out. Come sta Ivan? Tutto bene? Ciao, benvenuto, benvenuto. Piacere vederti. Podcast Fiore è un ottimo podcast di attualità,
porta molti argomenti e soprattutto lo fa in maniera innovativa. Vi consiglio di seguirlo, ragazzi. Non lo posso, passo anch'io, anche se di solito vedo più che altro le repliche generalmente. Ma certo che mi ricordo, sono nel tuo Telegram, certamente, certamente. Ogni tanto, quando posso, seguo, però di solito riesco a vedere le repliche, guarda, io di solito sono comodo vedendole poi al mattino, magari. Ecco qua, non vorrei che ci seguisse. Siamo in un punto focale nella Scozia, delle terre alte della Scozia. Come sta? Ma su Twitch va bene, oggi ho il software che perde pacchetti e quindi mi fa scattare leggermente le scene, ma non mi lamento per il resto. Guarda, fa molto caldo, quello sì, in Piemonte fa caldo. Forse è tempo di passare oltre. Ecco qua, dice lei. Mi piace che il gioco si focalizza ogni tanto sui fra virgolette malvagi e cura le loro storie, oltre a proseguire sulla trama del protagonista Nathan Drake. Questo è uno dei... Sì, allora, Uncharted 4 è l'avventura di un avventuriero che viene richiamato dal dover trovare il tesoro di Avery, Henry Avery, che era un pirata d'epoca passata. Ed è bello perché appunto c'è questa avventura alla Indiana Jones, praticamente all'Indiana Jones, e il nostro Nathan, che era un avventuriero ritirato proprio stile Indiana Jones, si è ritornato in azione apposta perché voleva aiutare il fratello che ha un debito da pagare e quindi ha deciso di aiutarlo. Ok, nel frattempo io proseguo. Puoi immaginare quanto sia bizzarro come gameplay. Nell'evoluzione dei vecchi Tomb Raider, non so se sei presente, io ci giocavo su PlayStation 1 ai Tomb Raider ed è praticamente di nulla, figurati, è un piacere, Dicevo, è una giornata un po' calma oggi perché ho dovuto già riavviarla un paio di volte la live, oggi veramente non mi riconosceva niente il software, non mi riconosceva niente. Di solito sono più comodo quando vado con altri formati, ma oggi ho detto proviamola così. E niente, un po' impazzita, per il resto non sta andando male, diciamo che l'esplorazione è avvincente. Ok, ho trovato un tesoro, questi sono opzionali, completamente opzionali, però si trovano in giro e rappresentano il classico collezionismo che ci sta nei giochi, che non serve a nulla, sì, sblocca delle ricompense, però sono cose secondarie. Noi, il nostro obiettivo è trovare il tesoro di Henry Avery e scoprire la verità, e qui ci si connette a misteri, esplorazioni del passato. Abbiamo visto una villa italiana della costa amalfitana, poi adesso siamo finiti in Scozia e dobbiamo trovare il modo di andarcene da qua. Spero di trovarlo, perché a differenza dei tre giochi precedenti, Uncharted 4 è molto più dispersivo. Infatti mi dice, non c'è modo di andare su. L'ho lasciato in giardino, dice. No, beh, sì, è fatto bene, guarda, questa è un'esclusiva, almeno per ora un'esclusiva della PlayStation. Poi uscirà anche su computer, mi sembra il prossimo anno, con la super grafica esagerata, quelle cose che a me non interessano praticamente, perché a me della grafica importa poco. Per me ogni videogioco è un modo di raccontare storie, ogni videogioco è un modo per raccontare delle storie, per raccontarti alcune avventure, e non di certo per star lì a vedere quanto è bella la grafica di questo. Almeno io la vedo in questa maniera, è più interessante quando si memorizza un po' la storia, l'avventura, sono quelle cose che piacciono a me. Ecco, adesso l'esempio. Sì, dovrebbe farcela. No, non ce la faccio perché in realtà non è questo il punto dove devo andare. E qui non penso di poter andare, a meno che non trovo il modo di passare da qua dietro, cosa che dubito fortemente. Infatti vedo che non ci sono passaggi qua. Videogiochi posso avere anche nella didattica, è molto affascinante e importante. Sì, pensa che ad esempio Assassin's Creed Origins, che è ambientato in Egitto, un secondo, metto un attimo una pausa e vado in full webcam, che è ambientato in Egitto, praticamente ha una modalità che viene usata nelle scuole di esplorazione dei luoghi, dove fa vedere le città ricostruite dei tempi dell'antico Egitto, dove appunto puoi esplorare Alessandria d'Egitto, puoi esplorare il Cairo e altri luoghi, e visitare, è la visita guidata, le tombe con dettagli scritti da storici
che appunto illustrano le cose. Hanno fatto delle censure, ad esempio le statue che magari avevano delle parti di nudo sono state ricoperte con delle foglioline, ovviamente ai tempi no, che non c'erano le foglioline ai tempi delle statue, però hanno fatto questa cosa appunto perché così potessero andare nelle scuole ed essere istruttivi senza fare il videogioco praticamente. Ciao Manu, grande GG per Manu che ieri ha finito Devil May Cry 1 alla massima difficoltà, una cosa che non riuscirei mai a fare io. Mamma mia, Manu è un giocatore pazzesco. E appunto stavo raccontando un attimo come appunto è vero che i videogiochi vengono usati per scopi didattici. Ovviamente ogni cosa ha i suoi pro e i suoi contro, non è sempre così, spesso sono un modo per rilassarsi. E in questo momento mi sono bloccato, perché non capisco come mai dovrei andare qui, in quel posto lì, e non so dove arrampicarmi, non so al momento dove arrampicarmi. Tra l'altro, in quella modalità immersiva si attivano i neuroni specchio delle persone, anche dei bambini, c'è per loro più probabilità di ricordare quelle informazioni. È vero, io avevo notato, questa è una cosa che avevo studiato ai tempi che volevo migliorare la memoria, usavo questo metodo di associare delle emozioni alle cose da ricordare. Magari devo ricordare dei nomi, e non mi importava se erano dei nomi di persone che non ho mai conosciuto, che non significavano nulla per me. Memorizzavo nei campi del cervello appunto delle emozioni positive associate ai nomi, in questa maniera il cervello è più propenso a ricordare. Ci sono veramente dei meccanismi di memoria che sono incredibili, meccanismi di memoria che funzionano come mai immaginerei, anche perché cioè, studiare la mente è una delle cose più affascinanti. Purtroppo non è facile perché non sono uno che studia queste cose, però mi affascina tantissimo, essendo comunque una persona di scienza, appassionato, vorrei sempre saperne di più. Manu, per caso ti ricordi come si fa a sto punto? Tu che sai tutto praticamente, o quasi. Mi dice, bisogna andare in quel posto lì, però non vedo modo di saltare da qua. Se salto qua mi faccio una brutta fine. Non è facile nemmeno perché studi in prima persona, lo so. Già io che sono appassionato di fisica quantistica, a capire quelle cose è difficile. Io ci provo, però no, non è così che si fa, ok. Dimentichiamoci di farlo in questa maniera. E dicevo, nel frattempo Manu, scusa se vedrai qualche perdita di pacchetti oggi, c'è Streamlabs che non vuole sapere di funzionare, prima è partito e frizzato, poi l'ho fatto ripartire e non voleva sapere di mettersi a posto, a volte va così. Mi dice che la soluzione è qua, è in questo punto, mi ha indicato, bisogna andare lì, ma se vado in quel posto lì, non arriveremo lassù, vedi? Ah, l'ho lasciato in giardino il trampolino. Peccato, quindi dovrebbe esserci una soluzione da queste parti. Che non sarà così impossibile, almeno io ci credo, ho fiducia sul fatto di farcela. A meno che non uso l'opzione B, ed è quella di calarmi e lanciarmi così. Sì che si può fare, c'è un buco qua dentro, ma pensa a te, sfruttare il buco qua. Ok. Boh, un po' di fortuna, ma ci sono arrivato. Qua dovevo arrivarci con intelligenza, ma oggi non è giornata dell'intelligenza, alzato presto, ho lavorato per non so quante ore oggi, quindi è stata un po' dura come giornata. Ho fatto parecchie cose. Boh, lanciamo giù questo. E c'è il carrello, non è un tappeto elastico, ma meglio di niente, non mi posso lamentare. Va bene così quando si riesce a fare le cose, dai. Va bene così. Ecco qua. Accidenti, dice. Lo so. Immagino, Manu, la soddisfazione che hai avuto ieri sera a prenderti quel platino. Cavolo, è un po' come quando l'ho preso in Crash Bandicoot 2. Ho detto, incredibile, non riesco a credere di avercela fatta. Non riuscivo a credere di avercela fatta. Teoricamente dovrei arrampicarmi qua sopra. Avevo paura che cadesse giù, invece è andata bene. Non pesa più quella di me, se è vero. C'è un tesoro qua sopra, mi sembra. Qui, lo vedo. Un attimo, Non è ancora il platino? Come no? È in discesa, manca solo la salute massima. Ah, non è ancora platino quello. Però, vabbè, adesso c'è la salute massima abilità a finire il gioco senza usare serva. Cose fattibili, se le giochi difficoltà più bassa non dovresti avere problemi a sto punto, non morire mai, cioè. O se muori la rifai il livello da capo.
Nulla di grave. Va bene, vediamo un po' dove mettere questa. Mi sa che devo buttarla giù da qua. Ok. Nessun problema, eh. Infatti lo rigiocherò normale, sono già fullato e potenziato. Allora. La mia pecca è di non aver ancora fatto God of War Platino. Avrei voluto quell'ultimo God of War, ma non l'ho ancora fatto. Mi scoccia perché so che è anche un Platino facile, ma non l'ho ancora fatto. Niente da fare, incredibile. E dove la butto sta scatola qua? Sembrerebbe l'unico luogo. No. O la uso per arrampicarmi. Non mi piace tantissimo sto posto. Allora. Potrei usarla qua in effetti. Potrei usarla qua. Oppure aprire questa porta. No, impossibile. Sì, per calarmi giù. Buona idea, dai, proviamo a farlo. Mi calo giù qua. E dovrei risolvere il problema. La spingo proprio bene contro. Ok. Vediamo se è un'idea accettabile, dai. Che rischio. Sì, va bene, ce la posso fare. Ok. Non era proprio facilmente intuitiva, ma si capisce, dai. Un modo o nell'altro. Per passare è passato. Non ho idea di come se la caverà Sam, ma un modo o nell'altro se la fa anche lui, dai. Allora, io infatti lo rigiocherò. Sei fullato, mamma mia che fullate. Buona mano, buona buona. Ciao Coso, benvenuto, buona giornata Coso, come stai, come stai? Passato un bel pomeriggio? Spero proprio di sì. Siamo sempre in Uncharted 4, stavolta con la web, ho scoperto una cosa. Coso, hai scoperto una cosa, dimmi tutto. Cosa hai scoperto di bello? Ciao Coso è bellissimo, sì fa ridere perché lui... Cioè, fa ridere perché fa molto l'inglese hello dude. Esatto, dopo aver fatto alcune operazioni. Ma cosa hai fatto? Calcoli aritmetici, cosa? Hai scoperto qualche nuova... Qualche teorema della matematica che non era ancora stato esplorato? Cioè, non lo so, io. Può anche essere. Vinci $1 milioni se scopri qualcosa di questo. Oh, posso scendere giù. Ma qui c'è un cadavere? Mi dispiace per lui, ma è stata una brutta fine quello. Praticamente pensando al giorno consumo 8000 calorie. Beh, ma guarda, io penso tantissimo, ma credimi, non mi fa dimagrire così tanto. Sì, aiuta, ma non fa proprio dimagrire così tanto. Penso la mattina sera, ma è dura. Solo pensando. Pensa camminando quante calorie che perdi. Devo darmi da fare. Il sottoscritto Thomas Howard, capitano della Dauntless, dichiara di essere un patetico sprovveduto. Sì, ha fatto una brutta fine ed è andato alle coste del Madagascar, dove noi dobbiamo andare, appunto. Non possono udire le mie grida d'aiuto. Che Dio ti maledica, Henry Avery, che il mio spettro ti tormenti per il resto dei tuoi giorni. Dipende se sono pensieri praticamente pesanti. Eh già, è vero. Più che altro... Eh già, potrebbe essere anche la qualità del pensiero, a fare la differenza. Potrebbe anche essere quello che spiega parte del metabolismo, ecco. No, non credo, però magari sono persone che pensano in maniera più leggera, chi lo sa. Dico beati loro. Che rischio, ma è andata. Boh, non sembra neanche la Scozia vista da dentro le caverne, però saltiamo su. No, non vorrei. Sì, dobbiamo darci da fare in due. Ok. Se lui salta qua, io posso saltare là. Bisogna farla in due. Ok, torna di qua. Sì, e lagga un po'. Lo so, te lo confermo. Oggi è impazzito il software per fare le live, purtroppo. Quindi, sì, lagga. No, non è che lagga a te, tranquillo. Lagga proprio... Non è colpa tua, eh. Non è colpa tua, tranquillo. Non è colpa tua. Purtroppo oggi il software mi sta dando perdite di pacchetti, mi sta dando 30 fps invece che 60. Che comunque dovrebbe voler dire che funziona bene, ma non perfettamente. Guarda. Non posso farci niente, guarda. O stacco la live o la tengo così per oggi. Mi dispiace tantissimo. Vedrò almeno di completare sto livello, poi si vedrà.
heavier than I am. Yeah, I don't know about that. Yeah, yeah. Completo almeno la Scozia, me l'avevo promesso di finire. Ah beh, gli mandiamo giù la cassa così può salire anche lui. Ma come salta, ma come salta. Bel volo, ah sì. Devo sbrigarmi, altrimenti qua siamo una brutta fine. Ok, la collaborazione dei due fratelli va bene. Beati loro. Un'altra prova superata. Hanno esagerato un attimo con le statue. Sì, era interessante però. Sto gioco mi ha fatto scoprire la storia di San Disma. Non lo conoscevo come santo. Un santo che non avevo mai sentito nominare. Va bene, coso. Allora, il canale ha un'opzione che permette di fare boss fight senza far nulla. Fa tutto automaticamente. E appunto sono praticamente boss fight tranquille. Va bene, io l'ho fatto, Io l'ho fatto. Vediamo se si riesce, so che c'è anche Kevin, quindi magari si riesce a fare un po' di roba oggi. Oh, premo pulsante. Non mi abituerò mai. Non è facile per niente. Bene, cosa c'è da fare adesso? Una croce, vediamo la scena. Altro gioiello, eh. Sarà interessante. Sarà molto interessante. Un altro test. Addirittura. Ciao Andre! Grazie per il sacerdote, troppo gentile. Sono monete. Sei sicuro? Parecchio sicuro. Avidi, dice. Come avidi. Vediamo cosa succede oggi. Dice, wow, riconosci la forma? Il Madagascar. Mi sta bene. Guarda questa stella, dice. Come stai, Andre? Mi ha fatto piacere sentirti oggi pomeriggio, eh? Kings Bay, quindi andremo Kings Bay. Poi faccio vedere una cosa, che gli ultimi giorni ero senza webcam a farla da PlayStation 4, per farvi vedere. Ma godiamoci la scena prima. Il polo nord, no, il polo nord, veramente. Coso perde punti, ma sono pochi, dai. Avery stava reclutando. Mettiamo la chat sullo schermo. Tutto bene, grazie, discorsi top, su quello nessun dubbio. Ed è arrivata Nadine. Il nostro migliore incubo, Nadine. Perché è grintosa? A me non dispiace Nadine, per niente. Rafe, rispondi. Sono al cimitero. Cosa c'è? Cosa aspettiamo, coso? Vediamo com'è la top 20. Voglio vedere come ti sei piazzato, coso. Ah, il tuo Discord, ok. Ma sì, sponsorizzati quanto vuoi. Non c'è problema. Kings Bay? Sarei J. Gale, hey Nehar. Mamma mia, coso, sei il terzo posto, com'è possibile? Devo salutarti, ma grazie per essere passato, Ivan. Buon proseguimento e buone live. Spero di passare il prima possibile, grazie davvero. E ovviamente grazie per la gallina, il solito suono. Devi focussare su Fall Mountain. Sì, concentrati Andre, concentrati. Io mi sto concentrando sulla trama. Ciao Giovanna. O sei Ivan? No, Giovanna, vero? Ciao Giovanna. Grande Ivono. Grazie man. Questi sono uno, il top. Ma vedi nel futuro? Io mosche.
non lo so, io ho visto il messaggio, non è possibile, non è possibile, non lo so, è velocissimo Streamlabs. Oggi che va male mi metti i messaggi in anticipo, eh. Oggi che va male mi metti i messaggi in anticipo. Oggi che va male, oggi che mi perdo i frame. Ok. Eccoci qua. Bene, ci sparano. E non ho armi, quindi devo scappare. Dove si fugge? Io che sono impedito in queste cose. Andiamo, da questa parte qua. Non ho armi. Palle in faccia. No, ma detta così sembra che hai fatto Wrecking Ball. Un bacio alla prossima, certo, alla prossima. Vai tranquilli, divertitevi ragazzi, divertitevi che finché fa caldo godetevi l'estate. Finché fa caldo godetevi l'estate, veramente. Io sono ancora in canotta e mi sa che sarà l'ultimo giorno. 2,5, grande, grande. Con Wrecking Ball. Ma mi ha sfondato tutto qua. Ma è praticamente finita. Cosa è finita? Cosa? Io non so nulla di sto gioco. Non ne intendo di Uncharted 4. La prima volta. Superman Punch. Ok, come piace a me. L'estate? È finita l'estate? Ma hai visto come sono vestito io oggi? Hai visto? Io sto crepando di caldo. C'è un ventilatore qua. E sono tutto rosso in faccia. Sono tutto rosso in faccia. Sono un po' in ritardo, ma che funziona. Dicevo che in questi giorni che giocavo 999, mi sono fatto un sacco di enigmi. Un sacco di enigmi, compresa la conversione che vedete qua delle lettere in sistema 16, in sistema esadecimale. Ah, da te piove, da me no. Non so di che posto sei te, sarai forse lombardo o cosa, ma qua in Piemonte fa caldo. E appunto, quanti enigmi. E domani mattina rilascio un nuovo video importantissimo su 999. Dovete assolutamente... Ah, Bergamo, bellissima Bergamo. Ma lo parli un po' di bergamasco, lo dici Ciumbia, Lo dici? O non lo dici? Ma non voglio essere offensivo, a me piace Bergamo. Poi avete l'Atalanta. No, non lo parli di bergamasco, ok. Vabbè, non è che sei obbligato a parlarlo, io non parlo piemontese. Ne so qualcosa. Ma ho fatto il giro attorno. Io sto seguendo Sam. Ok. E dicevo che domani mattina uscirà un video importantissimo da vedere assolutamente prima della live di domani, che sarà quella che ci rivela tutto, la rivela tutte le cose, i segreti, i plot twist. E già nel video di domani ci saranno dei colpi di scena pazzeschi. Colpi di scena pazzeschi. L'ho registrato per non perdere, perché dura quasi un'ora, no? Dura 36 minuti. Ah, vedete l'Esport Palace a Bergamo, wow. Avevo letto l'Escort Palace, immaginavo già tutt'altro. Ok, esplosioni mai viste. Ok, pariamo questi, gentilmente. Ma non sono messo bene di salute. È famoso molto. Sì, ma... Ah, l'Esport. Cioè, praticamente fanno le sport, non lo sapevo sta cosa, che figata, non sapevo che in Italia ci fossero strutture simili, che figata. E io ho visto Milano, c'è un computer a 600 euro, vabbè, computer a 600 euro sono baracconi, computer a 600 euro, cosa vuoi che siano computer a 600 euro, sono baracconi, dai. Magari 6.000 euro, perché 600 euro, cavolo, cioè, che robe sono. 6.000, beh, dicevo, computer a 600 euro, sono baracconi. A boss fight, non ancora, però possiamo fare la rapina, ragazzi. Rapina tutti insieme. Andiamo a rapinare. Eccolo qua. Rapiniamo, eh. Ok, fatemi vedere un attimo. Le notifiche, dovrebbe essere sistemato. Speriamo, dai, speriamo, ragazzi. Che io, guardate, faccio così a sto punto, faccio così. Dovete darmi il tempo, perché oggi veramente ho deciso di impazzire malissimo Windows e di laggare. Dopo ci sono PlayStation 4 Pro. Ah, potete giocare al PlayStation 4 lì, ok? Computer, PlayStation 4, è un bel posto. Però sarà solo multiplayer, immagino che poi andate lì e fate un bel gioco con la trama come Uncharted, eh? Non credo che ti permettano sta cosa. E ottobre sarà la PlayStation 5, buona cosa. Quella è una buona cosa, ok, ho riavviato l'Explore Resource. Ok,
colpiti? No, questo qui non l'avevo visto. Sta giù. Mi dice sta giù, sta giù. E dico no, non sto giù, mi rifiuto. Puoi giocare a qualsiasi gioco, veramente. Che figo! Così mi piace. Buona cosa, dai, quella è una buona cosa. Non mi dispiace per niente. Mi segna che ho la CPU impegnata da cose. OBS, sì, l'ho detto io, lo sapevo che OBS era impazzito. 70 secondi di ritardo, no, F5, ti conviene fare F5, sì, sicuramente. Refresh, refresh, che ritardi. Boom, boom. Ok, ne ha fatti fuori più Nathan Drake che Chuck Norris. Pronto? Sì, sono pronto, sono molto pronto, sono sempre pronto. Oh, ora ci sono. Ok, buona cosa, ora ci sei, mi fa piacere. Io invece sono qua a superare la prova dei nemici. Questa Scozia mi è piaciuta di meno, questa Scozia come livello, diciamo il livello che mi è piaciuto di meno finora del gioco. Ho saltato dei commenti, va bene. Leggiamo. Costa solo 2 euro all'ora. Non solo multiplayer, anche giochi come Uncharted e Red Dead Redemption. È buona cosa. Puoi scaricare dei giochi che vuoi. Grazie per lo star screen della PlayStation. Grazie, veramente. Grazie. Mi rilassa tantissimo. Devo farmi altri nemici? No, no, non mi piace sta cosa. Hanno anche il meter questo. Brutta situazione. No. Ciao Cla, ciao Cla. Oggi Streamlabs ha deciso di farmi scherzi. Tutto il giorno che mi fa scherzi Streamlabs. Infatti, però adesso si sta mettendo a posto. Attenzione, per la prima volta inizia a andare bene. Vedrai dopo, Sace. Ma sì. Quando dopo? Come dopo? Come dopo, Ander? Cosa succede dopo? Mi sembra che su TikTok ha 1,5 milioni. Eh beh, dai, fa bene. Mamma mia. Mamma mia, lo dico io, aspetta. Mamma mia. Mamma mia, Marcello! Vediamo un po'. Ciao, imperatore angolo videogame. È salito da re imperatore. È salito? Wow. Non è facile sto pezzo. Mi piace un mitra lì. Allora, qua c'è da studiare un po'. Ha perso il ruolo di re, ma è salito. Beh, è salito imperatore, è meglio ancora di re. C'è un Esport Palace in Manhattan e Bergamo. Manhattan, Manhattan sì. Va bene, hai delle idee su come togliere di mezzo quella mitragliatrice? Si accettano consigli, eh. Sono imperatore dei veri streamer. Bravo, bravo. Ma va quel paese. La ragazza mattina antifica di... non riesco a pronunciarlo. Il palazzo reale su Nibiru. Ok. Ma io cosa dovrei fare con questa torretta? Ma va, cioè, ragazzi, ho bisogno di una mano qua. Ho bisogno di una mano. No, coso però fallo una volta all'ora, non di più, non di più. Perché va bene, ma non esageriamo. L'hai fatto 10 minuti fa. Tante volte di... però va bene, però va bene. Ma una volta all'ora. E qui non so come cavarmela. Consigli sopra... No, ma che sopravvivi? Devo distruggere sta roba. Aia, ce la stavo per fare invece. Ma se sparasse Sam non sarebbe una cattiva idea. Ok, vediamo. Mi puoi consigliare un gioco? Ti posso ascoltare, coso? Ti posso ascoltare? Certamente.
boss fight, e che boss fight sia, va benissimo. Ti posso ascoltare, diciamo così. Non ti posso promettere niente. Watch Dogs, no, Watch Dogs, no, Watch Dogs, no, Watch Dogs, no. Watch Dogs, ah, la dinamite, c'era il modo, vedete. Non è saltata? È mosso cavoli amari. No, è saltata, dai. Ma non ho saltato niente. Ce la possiamo fare. 14 secondi. Cosa 14? Ah, pubblicità. Coso? Non parlarmi di pubblicità, ti prego, non parlarmi di pubblicità. Coso, per favore. È l'unica cosa che mi irrita sentirmi dire che sto canale ha pubblicità, cosa che assolutamente non le faccio mai partire manualmente, quindi. Partita sì, stasera lo so, cioè Interreal, alle 19:30 mi sembra. Lo so. Ma cosa andate a vedere? Hai finito l'Elisir, Alex? Cavolo, adesso sei senza. Sei vuoto dentro. Ciao Casco, ciao, fai fare un bello shoutoutone anche al Lordone. Casco, ho più problemi ancora di te, Streamlabs oggi è impazzito, no? va malissimo. Vedo campionati seri tipo Nepal-Pakistan, esatto. Ma quel paese, sono morto di nuovo! Mamma mia. Rifacciamoci. Bella sta kill. Ho provato a lanciarla nel posto giusto. Saltata? Ma che saltata, figurati se riuscirò a farla saltare. Era troppo facile. No, me la sono tirata addosso. Porco cane, un candelotto di dinamite sui piedi. Forza Scrap, almeno non sono solo qui. Ma a me è proprio da di matto. Continua a perdere pacchetti, sto... Volevo, non sai quante volte sono sul punto di togliere la live, ma avevo voglia di tornare con la faccia oggi, quindi Sheriff nei nostri cuori. No, voglio leggere tutti i vostri messaggi, ragazzi, non voglio perdermi niente. Allora, io ormai vedo campionati seri tipo Nepal Park. Sai come va con Nathan? Ma va bene, sono morto da no, lo Sheriff lo conosco, no, non scherziamo, Alex, lo Sheriff lo conosco, dai, almeno quello l'ho sentito nominare. La guarda il campionato femminile in Afghanistan. Esiste ancora? Allora, se Sheriff nei nostri cuori, dimmi, a sto punto la domanda è una, c'è una nazione che non hai visto giocare a calcio? È vero, bella domanda, me lo chiederei anch'io, ma qualcosa che Kla non conosce? Difficile che l'hai vista più o meno tutte. Quello è il vero calcio, ragazzi, calcio internazionale. Ok, con questo si fa le cose alla grande. Ratatatata. Mi sa che sono finiti i nemici finalmente. Però la musica non è ancora terminata. Spariamo anche a lui? No, poverino, dai. A chi cavolo spara? Da dietro? Alle mie spalle? Non è una bella cosa questa. Pensavo di avercela fatta. Sono iscritto alle pagine tutte le nazioni, tutte le squadre di vari paesi, campionato nibiruano, il terzo, quello non si dice, Alex, quello non si dice, il posticino lì, non si dice, ok. La tifoso dello Sheriff, ma no, perché... Ecco, mo sono nei casini io, un nemico mi ha rubato il mitra. Qui ci sono altre dinamiti comunque. Oh, la surprise, non me l'aspettavo davvero. Grazie per uno dei miei brani preferiti. Coming. Ok. E donzelle sono da tutte le parti belle. Già. Nel Nepal ci sono i caproni. No, giocano. Guarda che in Nepal ci sono dei calciatori fenomenali. Sono fenomenali. Muovono la palla con la forza della telecinesi. Anni 70, sì, tutto anni 70 qua.
tranne me che sono più giovane, sono più giovane. In Brasile ci sono le signorine. In Brasile ci sono le signorine che ti dicono così, dicono. Ma ciao bella gente, come stai? Ciao, come il Messi delle Maldive, il Messi del Nepal. È il Messi di Vercelli, non ce l'abbiamo però. Superman punch in salto, ma che ce l'ha? Questo fa botte. Ma com'è vestito quel tizio? No, il fucile a cecchino, ma veramente vuoi darmi un'arma che adoro? Vuoi farmi usare un'arma che mi piace? Ma io guarda che la uso, eh. Non hanno idea di cosa hanno fatto. È la loro fine. È la loro fine se mi dai un cecchino a me. Inizio a cecchinare tutti. Ringraziamo Lenin e De Vincenzi a 2,5. Oh, cos'è? Cacciatore di teste. Beh, di teste ne abbiamo prese tante. Niente. Le teste le cacciamo. Ottima mira, beh, ovviamente. Modestamente. Soccecchino professionista. Ecco qua. Guardate che facile colpire quando sono fermi. Ce ne sono altri, avanti. Dateci le vostre teste. Give me your head. In your head, baby. In your head. Sulle impalcature, guardalo qua. Ma che fa questo, fa questo, fa questo. Ok, Jack, non farti rapire dalle armi. Anche, guarda anche il panorama. Ma sono appena uscito, sono mezzo morto. Non mi fa ne... Cosa vedo questo panorama da mezzo morto? Magari se non ci fosse uno sparatore me lo godrei anche di più. Ma c'è uno sparatore dopo l'altro. No, manca un colpo in testa. Ma porca. Non posso morire adesso. Ma cosa fa? Vedete che io volevo caricare le armi e non ce l'ha fatta. Che rischio. No, qui ci ho scoperto. Mi ha buttato giù lui. Sì, è vero. Ricordati che stai parlando con uno che non conosce Black. Vabbè, Alex, avrò anche cose più importanti. Io conosco nomi di signorine che te non conosci. Sinceramente ti direi che sono più importanti loro che Black. Mi dispiace per te che ti emoziona di più pensare ai calciatori. Mi dispiace per te. Deve essere studiata la rosa del Totte. Sì, l'ho studiata la rosa del Totte. No, Lucas Moura non so chi sia. Non mi era apparso nella rosa. Si vede che sarà un panchinaro. Forse è importante il calcio. Calcio ti dà emozioni, quello sì, devo ammetterlo. Ma anche le signorine danno emozioni, anche loro. Hanno fatto sta bellissima idea di mettere il tasto L1 sia per caricare le armi che per lanciarti col rampino. Quindi io cerco di caricare le armi e volo. O Black è come una divinità e Lucas Moura un discepolo, il sacerdote sa quella tua. Ma io l'ammetto, io non vado a far finta di sapere le cose. Che ci ha fatto sbagliare davanti tipo quel gol all'Ajax all'ultimo minuto, veramente. Ha fatto un bel gol. Eh beh, dai. Preferivo la signora Jessica, preferivo. Mi aveva dato più emozioni. Ok. E Alex è classa che mi riferisco. Ok, saltiamo. Yes! 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 Ok. L'M30? Mi state dando un'arma molto pericolosa? Ok, piacere. Vabbè, ci finiamoli così. Con che violenza! Ma non mi aspettavo l'M30 in Uncharted, però. Dai, fatemi finire. È vero che i panorami sono belli, ma...
C'è una sparatoria dopo l'altra, fatemi vedere qualcosa. Jan Oblak è un calciatore sloveno, portiere dell'Atletico Madrid della nazionale slovena, dopo aver iniziato la carriera in Slovenia, trascorre alcune stagioni in Portogallo. Il Portugal, ragazzi. Meravigliao Portugal. No, non può fare la rapina, ok. Chi è questo qua? Ciao! Let's go! Ha fatto un salto un po' impossibile. No! Buoni, state buoni, eh. Allora, lanciamo la dinamite sulla roba esplosiva. Boom! È stata bellissima! Bene, devo andare di qua, vero? Devo arrampicarmi lì? Ci si può provare? No! Ok, giusto, che paura, ragazzi. Che paura. Qui l'ho vista malissimo, eh. Perché non mi fa arrampicare? Ma perché non mi fa arrampicare, scusatemi? Ti sta piacendo? Sì, ma le sparatorie mi stanno un po' stressando alcune parti. Mi piace tantissimo, ma non sono un mega fan di tutte le sparatorie di fila con lo stealth che alterni tutto. Non so come spiegarlo. C'è troppa poca esplorazione al confronto. Il rapporto... Cavolo, a me piace di più esplorare, andare in giro. Ero felice quando ero giù. Già è poco come detto più grafone. No, come mezza delusione. Ma sono il primo a lamentarsi di sta cosa. Andre. Ok, rampino, ci salverà la vita, ok. Ok. C'è un aereo lì, possiamo andarci. Dai, siamo quasi arrivati. Infatti ste parti qua sono quelle che mi piacciono di più. Lasciati andare, ma magari. È solo che proprio qua non mi lasciano, ma è perché sto odiando il livello scozzese più che altro. L'unico livello che non mi piace finora è quello. Finora mi è piaciuto tutto, ma sto livello scozzese non l'ho digerito, guarda. Come level design. No! Avevo sentito che c'era un livello che era considerato molto più brutto degli altri in Uncharted 4, ma non sapevo che fosse questo. Magari non era questo, però. Ah, mi ha dato il pugno! Che forte che è! Ma io esploro, ragazzi, quando posso esploro. Ah, sono bloccato in Scozia della vita. Grazie, Claire! Bocciato design? No, non ho bocciato niente. Solo sto livello qua. Che non mi piace. No, il gioco è bellissimo, cavolo. Questo livello che non mi fa entusiasmare. Non mi ha dato emozioni, diciamo. Pure Oliver Skip fondamentalmente conosce. Un tema che cresce un po'. Quello lo conosco, stranamente. Ti sembra strano, Alex, ma quel nome lì ha già attraversato la mia coscienza, quel nome. Posso dirti questo. Mi stanno ammazzando. Ma stasera vedi la partita, Andre, quindi? Ma che ora è? Alle 19:30? Oh, eccoci qua. Secondo me quella della Scozia è qualcosa di stupendo. Allora, a me piacciono le scogliere. Mi piace le grotte. Non mi piace il posizionamento dei nemici. Ci sono cose migliori da partita. È vero, c'è cose migliori da partita stasera. Qualche volevo dire, potrebbe esserci molto di meglio, potrebbe esserci qualche elisir scoppiettante stasera, chi lo sa. No, vola, salta. Ok, ecco, queste sono le cose che piacciono a me, ma non mentre ti spara la gente addosso. Ok, andate. Fatto un po'. Ma anche andare a... quello non fa male alla salute, quello non fa per niente male. A meno che non hai 80 anni, ma in più caso c'è una lag di... No, Alex, non sono stato io a cancellarlo, però l'avrei cancellato lo stesso. Anche se fossi stato io, ok. Uff.
No, mi ammazzano. Ma si è buttato in acqua. Questo non voglio. Non vorrei che fosse un bug, ma dovrebbe andare. Ok, ciao. È volato giù così. Le hihe, mica una, anche più di una. Quello ce l'ho già, Kla, è vero, ma c'ha ragione che c'è la ragazza, and, giustamente. Non è che può andare a cercarla in giro, ce n'è già una. E quando ne hai una te la tieni stretta, su quello sono d'accordo anch'io. Vuole in acqua. Nuota, 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 nuota. Quello è un problema. Quello è un problema non tanto per il ragazzo, ma per le fidanzate diventa un problema. Il ragazzo va ancora bene, eh. Il ragazzo va ancora bene, ma quando sono le fidanzate. So io cosa ci vuole qua. Ci è mancato poco, dici. Hanno sparato il mio dannato aereo! Al mio golden plan, Jack e Nenea acquistati mi ha bisogno di capire in faccia, è vera sta cosa. No, ma io non è che, io non sono proprio geloso, io di mio non sono geloso, me ne frega un cubo di essere geloso. Perché do fiducia alla gente e loro se ne approfittano per scappare via. Mamma mia, cos'è questo? Moonride, mamma. Ho di meglio. Te lo do io il meglio. Che skills! Ecco qua. I think Avery was recruiting people. The cross was an invitation. The caves were just some sort of initiation. Oh, so we all passed, huh? Congrats, Victor. Ce l'abbiamo fatta! Che iniziazione scozzese! Why the hell would they got all that bother just to weed people out? To protect himself. Ah boh, quello che mi ha regalato. Sì, lo so, anche a me ne ha regalati. Mi ha regalato questi che ti metto ora, me ne ha regalati a caso, te li passo subito, eh. What do you mean their treasure? Just think about this. Thomas Two was a successful pirate in his own right. What would he possibly stand to gain from joining Avery? I think Avery. Che bello quello centrale. Carino. Il muscolo. Io c'ho quello reale. Altro che emotico. Il carico del gasway valeva pochi spiccioli. Sì, vi lascio sentire la sequenza. King's Bay. It was an old pirate haven back in Avery's time. I know it well. It's a big place. Anything more specific? Well, that map chamber completely caved in, so, you know. What are you laughing about? The people Which, who survived the caves. Socio, no, the recruits. Bene è stato detto, eh. What's the one thing they would have left with? There's a volcano on this. There's a volcano near King's Bay. Which means we need to C'è un vulcano a King's Bay! No, che bella sta faccia! Che figo! È potentissimo! Ha gli occhiali! E siamo arrivati! C'è un coso della Sony, un po' di product placement della Sony. Ragazzi, una ragazza! Jack si gira se vede il fianco. Proprio così, Alex, esatto, esattamente. Con la differenza che poi gli altri amici sono andati a fargli un mazzo tanto, quello. A lui e a lei. Mazzo così. Sì, al mare. Certo che è successo, sì. Cavolo, mi ho presentato un amico. Purtroppo, per alcune, noi siamo soltanto dei più uno. No, non ho fatto l'ospedale nessuno io. Qua se facciamo la botte, quello ci andavo io all'ospedale. Bello, grande, grosso, gigante. 1,1, no, è calato. È calato, chiamare Kla con la mazza, è vero. Conosciuto Kla, Kla, c'è sto qua, arriva lui, cosa? Ok. Mangio una caramella, io l'avevo fatto spaccare il giorno dopo, te credo, eh.
E lui poi, questa qui si è innamorata di questo, e lui l'ha scaricata con un'altra, che gliene fregava lui. Due giorni dopo, quindi figurati. Caramella. La carta, la casa di carta. Il Salvastano, ho già sentito sto clan, ho già sentito nominare. Cla con la mazza sottofondo Rocky. Oppure you are the best around. You are the best. Cosa c'è? Siamo arrivati al Gippino. Oh mio Dio, siamo al Gippino. Fatemi provare quanto è reattivo sto Gippino. Ma che bello! Faccio rally, sì! Che bello! Ah, di qua nessuno, Jack, caramella. Ma non hai i cosi tipo dei coppottabili, no? Che figata! Sto giocando con un GP. Che figo il gameplay della G. Non la voglio testare. Cos'è il livello? Ok. Non la voglio testare bene. Ma fa che roba, guarda. No, non voglio andare giù. Pietra miliare delle live di Clam. Siamo volati giù. C'è un bivio, dove vado? Sinistro o destra? Ma si può scendere dal Gippino? Freno e tornare. Faccio rally. Che bello! Va. Geronimo! Pam! Sono pratico. A me solo 45 ore. Due di più. Uno sticker. Ah, cosa ti mando io? Ok. È bello sto posto, eh. Mi piace, ha delle grandi doti sto posto, grandi doti. Ma dai, ci sono perfino delle rovine, vado a controllare. Magari c'è qualche tesoro. Ma scusa, quando hai attaccato la live? Quando ho attaccato la live? Alle quattro e mezza? No, un po' più tardi. Ma comunque le 4:40. Quando ho finito di parlare con te? Mi sono perso quel pezzo. In che senso, Andrew? In che senso? Ah, quel pezzo là? Ma no! Ti sei perso. Era l'altra volta, mica oggi. Era due volte fa che ho fatto quella lì. Due volte fa. Ma che bello, esploriamo le rovine. Sicuramente c'è qualche tesoro nascosto. Vediamo. Infatti c'è un tesoro. Lo sapevo io. Bisogna esplorare. Insomma, mi scrive: ciao, sono in vacanza in Liguria. E che te frega te? Adesso vacanze. Mi sono preso quella. Lo so. E ho fatto anche... E ho finito il livello. Io l'ho finita il livello di Crash. L'ho finito. Però mi dice che sono morto. Cosa che non è vera. Sono morto una volta. Poi l'ho finito. La seconda. E metto è game over. Sì, perché per prendere la gemma devi farlo nel primo tentativo in Crash. Però l'ho fatto bene. Sì, che gente somara. Dammi il nome. Ma tu non sei su Facebook. Cosa te ne fai del nome di quello? È stato 3 like là.
Ma io mi diverto su sto jeep, ci starei anche tutta la vita. E pensate venerdì, pensate venerdì. Oh, c'è un'altra di queste cose qua. Mi piace spaccare questi. Pah, distruggiamoli tutti. Ah, ah. Dicevo, venerdì che farò Retro Gaming 360, ragazzi, con dei giochi pazzeschi. GTA 4, Fable 2, The Condemned. Non vi dico il resto, però, ci sono delle sorprese. Ci saranno 5 giochi, 30 minuti per gioco circa. Ciao, Ferbus! Cosa? 3 ore, 30 ore? Ma come mai ha impiegato così tanto? Non trovava la strada? A me piace. Un po' di open world, dai, andiamo a esplorare. Più divertente. Come stai? Retro gaming shit? No. E sono giochi belli come GTA. Sono buoni. Sono buoni. C'erano casini con la chat. Pure. Sono state 400.000 bestemmie. Beh, ti credo. Ma io non so. È così rilassante sto pezzo. Mica mi annoia, ma è tantissimo. Tanto, anche se non trovo la strada, chi se ne frega, ci stiamo divertendo, stiamo esplorando il Madagascar. Cosa volete di più? Ma sei su quel ponte? Quale ponte? Non vedo ponti. Ma qual è il ponte? Ah, un po' di open world gioco, un quadrato si gira intorno, è vero. Il gioco è un quadrato si gira intorno, ma qua no. È un po' strano, Cla, guarda, Andre mi ha detto che sta zona è 100% open world. Bisogna superare il ponte, allora vado alla cascata io. Altro che ponte. Ma perché non c'è il boost, il nitro, che fai delle cose pazzesche? Guarda, guarda. Wow. Prova a salire sulla collina. Sì. Siamo fatti una bella doccia. Ma quando l'ho detto, mi sembra di averla capita così. Salire sulla collina, va bene. E saliamo su sta collina, dai. Il gioco è l'anti-open world, boh, strano. Qualcuno me l'aveva detta però sta cosa, ma guarda che c'è... capito! È easy! Siamo in Red Dead Redemption! Eccolo qua. Chi è che mi fa un Arthur... Mi fa un Arthur salvatico? Ma sì, mi hai detto che c'era un livello del Jeep, boh, cose del genere. O non eri te, ma non eri te, probabilmente. You're okay. Se andiamo su. Andiamo su, voglio esplorare. C'è anche un animale. C'è un animale. No, di qua. No, di qua. Allora, seguiamo questo sentiero sconnesso. Questo sentiero irto e rugginoso. Ah, cosa c'è questo? Ah, non ti piaceva? Arthur, non esiste Arthur, però esiste. C'è un Grimbau. Non c'è un Grimbau selvatico. Non c'è. Ti ho mandato il tizio che mi fa cadere i pilastri del ponte. Che figo. It's the lumbago. I have overdue it. I'll get a relapse. It's very serious. I pilastri del ponte che ci vuole. No, non vanno giù. Ma sei sicuro? A me non diceva che devo distruggere i pilastri. Dice che dovevo arrampicarmi sulla collina. Anche perché è stabile. Mi ha scritto su Facebook. Ma che disgraziato. Valore. Attestate proprio. Leggi, certo che leggo. Allora. Devi far cadere i pilastri del ponte. Poi leggendo il cavo che sopraffa l'angolo della macchina. Ma non. Legando. Ma non me l'ha ancora detto. Devo prima andare su io. Mi dice che devo andare su. Io mi fido. Poi lo faccio, ma siamo qua. Perché vedete che c'è una collina? Vedi, posso andare qua sopra. No, qua sopra no. Ma qui sì. È corretta la strada. Ah, su Telegram, me l'hai mandato su... non ho Telegram aperto perché mi dava problemi strillare, ma non c'è da nulla alla fine il mio computer, perciò lo apro. Vai su! Non ce la fa, non ce la fa. Niente. Prendere velocità, va bene. Ce la facciamo di sprint. Guardate, eh. Sprintone, già ci metterà 500 euro. Questo problema non c'è.
Ma perché il diario fa schifo con i controller del controller della Play? Faceva schifo il diario. Questo qua lo esploro facilmente, quello di Uncharted. Ve lo posso anche far vedere tutto il diario di Uncharted, perché adesso non lo sto usando. Mi dissocio da Telegram, Twitch, non so io che pronuncio quella parola, non restatemi. No, vai tranquillo. Ma io sono un grande fan di Telegram, devo essere sincero. Sono in gruppi di informazione, sono cose utili. Alcuni poi li chiudono. Dicono che sono falsi. No, non posso aprirlo. Non posso aprirlo, poi lo guardo, Cla. Poi lo guardo. Ma comunque no, ho mai sentito quel tizio, non so chi sia. Attenzione, il sacio materico di Wall. Ma va, non scherziamo. Ma io capisco cosa c'è da fare. Basta ragionarci un attimo. Puff, 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 si va. E fai ciak ciak. Keep it slow. Holy shit. Vedi che non dovevo distruggere i pilastri, Andre. Non potevo distruggere i pilastri. Non mi ha ancora detto nulla il gioco. Il diario sono delle freccette. La fai facile te, freccette. Ti sei dimenticato che il mio schermo mi tagliava tutte le parti, mi tagliava i tasti, dovevo andare a memoria. Sempre più in alto, sì! Saliamo verso la gloria! Vai, 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 che ce la facciamo! Sempre più su. Con questa roba vischiosa che ci sta mandando giù la macchina. Siamo tutti appiccicatici, ma ce la facciamo. Cos'è? No, c'è uno che ha il gatto più bello del mio. Sono depresso. C'è il gatto più bello del mio. Non è possibile. Sì, ma tu hai proprio una sfiga con Red Dead. Veramente, quello sì. I cavalli che mi prendevano a calci. Cioè, no, dai, non è possibile. Non c'è... Nessun gatto è più bello di Giove, dai. Nessun gatto più... È bellissimo quel gatto, ma volete mettere Giove? Volete mettere Giove, dai. Quanto cavolo è bello Giove. Ed è un Giove, ed è un Giove... La strada, ma che strada, a me piace fare tutte le strade. Che si può fare il subtember, non cliccate, mi raccomando. Si può fare il subtember che ti dice che se paghi il 20% in meno, 3,19€, a un canale che non ti sei mai abbonato, ti dice, oh mio Dio, posso abbonarmi a un canale che non mi sono mai abbonato. Che figata, è una figata. Oh, i lemuri, non di Lemuria, ok. I lemuri, che fighi. Ehi, hey, sembra la torre sulla collina. La faccina da scemo finale, bella. Beh. Calma, non così. Non così, come non così. Invece è giusta la strada. Dai, non ho fatto errori, distruggi... Se li trovo li distruggo. Ma alcuni saranno nascosti. C'è un trofeo per distruggerli, immaginavo. Bom 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 bom. Pensa Cla, poi stasera io e Cla ci facciamo le partite a Rocket. Cla, aspettami a farle, ci tengo. Ci tengo. Ma io lo provo a fare, ma io lo provo a fare. Ma cosa dici, Ando? Io ci provo. Se trovo quelli, li spacco tutti, li spacco, ma certamente. È uno spacco continuo. Oh, no, 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 no. Va benissimo, grande, Cla. Così ci divertiamo, facciamo un sacco di sfide insieme. Ce n'è un altro, guarda che roba. Quindi questo qui era opzionale. Bam, distrutto. You're the best around. Ecco qua. Facci piano, ragazzo. Facci piano. C'erano anche i Red Dead questi. La sera ci giochiamo a quello. Rocket. No, non in live. Non in live. Tranquillo, Andre. Non ti faccio prendere infarti. Niente, non lo porto in live. Non è previsto. Portando giochi intellettuali in questo momento. Giochi. Wow, incredibili. Giochi che fanno alzare le ascelle. Ecco qua. E le fiche. E le quelle. No, le fish. Intendi le fish. Cioè giocare a poker. Vi faccio vedere una cosa molto intima. L'interno di una caramella. Guardate com'è fatta dentro. Guardate come è fatta dentro. Oh, grazie. Guardate come è fatta dentro. Grazie per i beat. Se ti va
va di fare un giro alla gallina e ci prendiamo un gelato gallina. Da gallinari per la cena di sabato prossimo a casa di Carmen, per la cena del papà di persone che hanno persone da portare in personificazione da me o da voi per il voi strutturazione economica a che ora italiano attentato torri per la prima Torri? Mamma mia, Marcello! Siete pronti? Stasera, Stasera, are you ready for this? Ok. Veramente, ragazzi, si va, siamo vicini al forte. È quello uno di quei forti che mi ha fatto vedere là a Genova, è chiaramente uno di quei forti là che è andato lui a esplorare. Ma ciao Manu, buona live, grazie, e buona live se la fai anche tu. Grazie Manu, leggendona, fatemi fare uno shoutout a quest'uomo, se lo merita. Ripeto, Manu ha finito Devil May Cry alla massima difficoltà, da brividi veramente. Non è una cosa che noi umani possiamo comprendere, ma lui ce l'ha fatta, perché è bravo, è veramente bravo a giocare. E GG Manu, veramente, dai. Possiamo scendere qua? Ok. Ma sì, molliamo sta cosa, andiamo su a piotte, a piedi. Are you ready for this? Esatto. Oh, yeah. Sazan! Mi pare non sono preoccupato per te, ma il prezzo è preoccupante e preoccupante che preoccupa solo a lui che non va bene come ha scritto lei e la morbida retta è che non lecca tutta la vita della figa. No, non si può dire quella parola, non si può dire. Twitch, io mi dissocio quanto appena è stato detto, eh. Ok, solite cose, ovviamente non c'entro nulla con questo. Mi sono buttato giù. Ovviamente per par condicio metteremo questa. Ma ciao bella gioia, come stai? Hai messo questa, Cla? Wow, hai messo questa? Go check out the tower. Tower cross 97.5. Eh beh, dai, la potenza del bella gioia è incredibile. Quando senti ma ciao bella gioia, come stai? Boh, 97.5, inevitabile. Mi aspetti, grande Manu, grazie di tutto, veramente, è troppo forte, ragazzi, mi raccomando. Soprattutto quando lui gioca e gioca in maniera pro. Io penso, dovrei farlo anch'io, e ogni tanto lo faccio, sto cercando di platinare Uncharted 1, senza dirlo a nessuno, segretamente. Un po' alla volta sto platinando Uncharted 1, Jack, il diario! Grazie! Forietta Berti balla, quando fai Lost. Troppo gentile Manu. Forietta Berti che balla, fa la gioia. Vericello, non è Vercelli, non è neanche la varicella. Totale 562.000 arieri, grazie per l'aspetto, grazie che mi aspetti veramente in maniera incredibile. Ho messo qualche esponente della Lega, veramente. No, ma Gresco non sta nella Lega. Ah, l'ho capito adesso. Hai messo... Ho capito tutto. La Lega del... No, quella no, dai. Noi siamo contro queste cose volgari. No, non sono contro un cavolo, non sono proprio contro niente. Ma c'è un tesoro qua sopra. Boccetta di polvere da sparo, Mugai in avorio. C'è una boccetta, è un elisir, è un piccolo elisir, è un piccolo grande elisir. Bene, quindi abbiamo preso l'appunto e non serviva tecnicamente, però andiamo di qua. Bene. Dobbiamo tornare in macchina, vuol dire che questa strada qua non serviva. No, dai, non è possibile, ragazzi. Ma mi state dicendo che questa strada qua era opzionale? Tutta sta cosa era totalmente opzionale? No, c'è qualcosa. Bark stripped away. Something was wrapped around this tree. IPD, che vuol dire porco? No, non vuol dire quello, vero? IPD? IPD non vuol dire porco, qualcosa che inizia per la vita. Non credo.
ole, ole, ole. Ma ditemi una cosa, è necessario il vestito? quello lo pensiamo tutti. Oh, porco demonio, non è blasfemia, è positivo. È la frase più apprezzata da tutte le persone di chiesa. Insulti il demonio e ti senti più potente, ti senti più potente, dici sì, sono stato un buon cristiano oggi, yeah. Boh, mi sa che non serviva a nulla, ma ditemelo, veramente non serviva un tubo venire qua, a parte prendere il tesoro, a parte cercare le cose in giro? Era opzionale sta strada? Ha un verricello, no, serviva. Verricelliamo. Verricelliamo l'esistenza dell'albero. No, l'ho capito, l'ho capito. Ho giocato a Mood Truck Simulator, come si chiama quel gioco, Mood qualcosa. Quindi so come funziona, ragazzi, so come funziona. Ora dovrebbe funzionare esattamente come facevo in quel gioco là, in quel Mood, come si chiama. Boing, 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 boing. Altra volta? Altro giro, altro regalo. Mi sono incastrato, mannaggia lo schifo. Ok, ce la possiamo fare? Vi ricelliamo tutti insieme, eh. Olè. Se non guidi, ho capito, io in quel gioco mi ero anche bloccato, fra l'altro, quello del fango. C'erano le battaglie nel fango, ci si picchiava nel fango, dicendo, yamete kudasai! Ovviamente tipica frase da fango. Mamma mia, veramente, è Mood Racer questo, ma come si chiama? Verricello, lo so. Che figata, che figata. Niente record di Kla? Vabbè, dai, è facile, dai, è facile. Basta seguire quello che ti dice la storia. Se te lo dice proprio di far questo, ma te lo dice, te lo dice. Cioè il gioco proprio ti dice, devi far questo, fallo, te lo dice. Cosa mi ha mandato? No, ho interrotto la mia scalata. Questa immagine, cos'è arrivato? Cos'è questa cosa? È Crash Bandicoot su Fall Guys? No, è Crash Bandicoot su Crash Bandicoot. Questo livello... Ma questo che gioco è? Crash 4? Che figo. Che figo, veramente. Eccolo qua. Pam, 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 pam. Rifatevi gli occhi, signori. Guardate che grafica. Il Madagascar. Crash 4, esatto, esatto, Crash 4. E non ho ancora giocato il 4. Lo prenderò sicuramente, lo prenderò probabilmente a dicembre. E sarà il mio mese degli acquisti, dicevo. Volevo vedere come vivere come uomini liberi, esatto. Mi piace troppo sto gioco, e adoro sto livello. Ecco, dopo il livello scozzese ci voleva un livello così, senza nemici. Prenderai PS5, cra. Allora, a Natale sicuramente non la Play 5, perché ho altre spese. Per ancora per un anno ho un sacco di spese da fare. Però Crash sì, cra, lo voglio. Anche Ghost of Tsushima, anche Ghost of Tsushima. Voglio prendermi la Director's Cut. Almeno quei due lì. E chi lo sa, magari ci sta anche The Last of Us 2, chi lo sa, veramente. Non faccio promesse, però. Al momento non prometto nulla. Oh, no, 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 no. Posso ancora salvarmi, vero? Posso salvarmi? No! Ci vuoi imparare a bestemmie? Ma io, a me mettono dura prova. Mettono dura prova. Via. Ok. E ragazzi, momento interessante. Il cactus di Jack, vi mostro il cactus, guardate che roba, che cactus pazzesco, si chiama Alexa, si chiama, guardate che bello che è. Piace? È potentissimo, ha un'aura potentissima questo cactus, e sta crescendo sempre di più, è un cactus leggendario, si digievolve, ok, fine della pubblicità. Ok, torniamo al gioco. Okay. Va che sbandate, va che sbandate. It's taken forever to get to this volcano. Le vulcano, ci vuole un po'.
In quel momento ci ha rotto il cactus, è vero. Detto questo mi congedo. Bella battuta per concludere. Ciao Manu. Per i miei gusti, The Last of Us 2 Crash e Ghost, anzi forse Crash primo da vedere in streaming. Anche io, se prendo The Last of Us 2, gli do la priorità assoluta. Io voglio vedere cosa succede in quel gioco. Sono totalmente innamorato della storia di Joy ed Ellie, perciò. Cioè, mi fanno impazzire quei due, mi fanno impazzire, voglio vedere cosa succede. Ma specialmente perché il primo gioco era bello cinico, ma proprio cinico al 100%. L'unica pianta che dura solo 130.000 anni su Nibiru è la più debole. Vabbè, certo, stupenda storyline. Eh beh, anche per quello voglio giocare i giochi, eh. Stupenda storyline. L'unica persona che mi ha detto che gli fa proprio schifo forte la storia di The Last of Us 2 è uno che odia Persona 5, quindi che dice che Persona 5 è noioso e fa schifo. Quindi vuol dire che è impossibile che la penseremo uguale io e lui. Fra un mese Far Cry, quello lo prendi subito, lo prendi day one. Non avevi detto che l'avevi disdetto l'ordine per la questione della grafica? Mi ero fermato che avevi disdetto l'ordine, però poi io ti consiglierei di prenderlo lo stesso, eh. Holy shit! Ok. Boh, mi uccido le orecchie dopo questa. Oh no! Aspetta, sta qua un attimo. Aspetta, un secondo. No, sta lì. Oh my god! Ok, scusatemi. Va bene, C7. Ok. Un secondo, ragazzi, mi sono fermato. Ok. Mi ero perso un po'. Bisogna andare al vulcano. Oh, meno male che c'è un po' di open world. Qua ci spogliamo un po'. This volcano. Odiare The Last of Us 2, secondo me, ha pregiudizi sul gioco che non piace per la trama con i film. Perlomeno oggettivamente è fatto divinamente. Ma guarda, perlomeno io rispetto il fatto che non fosse, perché hanno che almeno non era una critica stupida come quelle che hanno fatto, perché il gioco ha tematiche LGBT. Ma meno male, se le vogliono mettere, le mettono. Fanno bene a metterle, scusami. Si chiama sensibilizzazione, sta cosa. Si chiama sensibilizzazione. Cioè, francamente, criticare un gioco per quello, come fanno alcuni, che conosco io e non conoscete voi, non tranquilli, gente del web che mi critica The Last of Us 2 per ste cose. È terribile, veramente terribile. Sì, però mi tenta Far Cry. Ma prendilo Far Cry, prendilo, che ti piace quella serie. Cioè, tanto cosa può andar male, scusami, cosa può andar male? Ti diverti, anche se avesse la grafica vecchia, sti cavoli. Sono tutti belli Far Cry. Tutti belli, almeno dal 3 in poi. Sono tutti belli. Mamma mia, Marcello, non ce la faccio, non capisco. Non capisco perché sono bloccato qua. Proviamo, dai, proviamo a fare. Che bomba! Proviamoci, dai. No? Non mi va giù? Sì, mi va giù. Oh, benissimo. Bello sto posto, bello. Io esplorerei. Magari c'è qualche altro tesoro qua. Sicuramente. Be right back. Ok, fammi leggere, ma sono libero di fare ciò che voglio, non se viene approvato, c'è storie peggiori su GTA. Mamma mia, veramente su GTA alcune storie veramente di cattivo gusto, ma veramente veramente di cattivo gusto su GTA. Guarda, un altro tesoro, guarda quanti ne sto prendendo i tesori, eh. Rotolo di pergamena, ma non ci vediamo cosa c'è dentro. Peccato. Onward! Andiamo di qua. Wow, che posto, ragazzi. Boom. Wow. C'è un'altra di queste cose da spaccare. Spacchiamola. Allacciate le cinture. Ma poi cosa c'entra LGBT? Solo per quelli di moda ora. LGBT è un gruppo che ti stili di vita. Sì, infatti, è quello che dico anch'io. Va di moda dirlo così, ma è una cosa che è sempre esistita dall'alba dei tempi. Dei tempi dei greci, dei romani. Sì, ma non ancora niente, vedrai, mi darai ragione. Non so a cosa ti riferisci, Aldo. Al momento non so a cosa ti riferisci, purtroppo. Posso andare qua?
Solo un secondo. Ah, un altro tesoro. Ma quanti ne stiamo trovando in questo posto? È fighissimo, dai. Antico idolo della fertilità. Eh beh, antico idolo della fertilità, ragazzi. Andiamo in giro per trovare l'idolo. A me frega nulla, quindi. Ma certo, non è che bisogna per forza fregarsene, voglio dire. Oddio, chi se ne frega. Ancora niente. Non so cosa intendi, comunque. Non so cosa intendi. Ok. Geronimo! Bene, ci siamo persi di nuovo. Va bene così. No, non è perso, aspettate. Ai ai ai. Sì, è giusto la strada, perfetto, è giusto, wow. Ah, di trame e panorama, beh, non vedo l'ora, ragazzi. Già mi piace tantissimo Madagascar, al momento è il mio livello preferito, devo essere sincero. Mi sta piacendo troppo. Soldati cercano qualcosa, sono di Nadine, già. Sono soldati di Nadine e mangiano le piadine. Ma andiamo a fare una bella boss fight tutti insieme, ragazzi. Avete voglia? Vi aspetto. L'unica route del vulcano è straight to them. Oh, shit. Have the drop on. Vediamo, ragazzi, come va. Vediamo un po'. Bella sta scena. Che vuoi fare, Nathan? Fidatevi di me. Andiamo di sfondamento con questo? Ho un po' paura io a fare sfondamento, però. Vabbè, li tiriamo sotto con la macchina, ma sì. Li gippiamo tutti, guarda qua. Bam bam! Ok, e due. Avanti il prossimo. There is no way out! E invece... ma c'è anche il cecchino, mi sa che mi conviene andarmene dalla macchina. Cecchinato. Lo sapevo, era troppo facile. Posso dirti solo una cosa, no spoiler? Certo che puoi dirmi una cosa, no spoiler. Dimmi, dimmi. Ne ho visti due che camminano insieme, allora. Ma non c'erano due nemici qua? Cecchino là sopra, porta cosa. Se no potessi partire prevenuto. Te lo dirò dopo. No, come dopo la mia reazione? Ma parli di Uncharted o parli di The Last of Us 2? Non so a cosa ti riferisci. E qui stiamo parlando di diversi giochi insieme. Cavolo, se mi becca questo, una sparatoria senza precedenti, diventa duro. Devo colpirlo mentre è girato di spalle. Ecco fatto. Andiamo di stealth più puro. Che rischio anche qua. Se quello vede il cadavere si allerta. Speriamo che non lo vede, meno male che è ciecato. Ok. Girati, girati, bravo, girati. Sto pezzo non è semplice, ragazzi. Oh, mamma, mi becca qua, mi becca qua. Devo prenderlo velocemente le spalle. Perfetto, è andata. Ce n'è uno anche qua, fantastico. Ci mancava solo un nemico qua. Ok. Porco cane. Anche qua. Il cecchino mi fa più paura del resto. Devo proprio eliminarlo presto, sto qua. La ciazzo folle. Ah, Uncharted, ok, c'è tempo, ok. Vabbè. Io se non mi beccano questi andrei già da questo qui sotto. Facciamo una bella sorpresina, dai. No, c'è un altro anche qua, brutta cosa. Girati, girati, che mi servi dall'altra parte, perfetto. Ops, e uno. Andiamo anche da questo, che non l'avevo visto. Se faccio saltare la dinamite non c'è una bella cosa. Oh. Ma come stealth non è male, eh. Come stealth stiamo andando benissimo. Se faccio saltare la dinamite si accorgeranno tutti di me. Non credo che sia l'ideale. Andiamo a fare ancora un po' di stealth finché possiamo. Mamma, i nemici. Meno male che sono marcati. Questo mi vede, mi becca.
Oh no. Superazione però bravo, si vede che sei amante stealth, perché segni la gente. Ho giocato ai Far Cry, gli avamposti cerco di fare più stealth che riesco, poi quando non riesco vado a sparare, ma più stealth faccio meglio è, insomma, più stealth faccio meglio è. Questa sensazione. Mamma mia, mi beccano, mi sgamma, questo qui mi sgamma per forza, ormai è andata così. Voglio almeno eliminare il cecchino che mi fa più paura degli altri. Ci sarà un modo per arrampicarmi qua sopra, vero? No! Altro laser! Buttalo giù, vai, perfetto. Devo riuscire a arrampicarmi più in alto. Aia, non lo vedo il tizio, il cecchino, non lo vedo. Sono preoccupato qua. Veramente sembra una di quelle torri di Uncharted questo, cioè Uncharted di Far Cry. Una di quelle belle torri. Dov'è il cecchino però? Ah, è questo qua. Ma posso cecchinare io? Beh, allora sono contento, dai. Però non vedo. Porco, dai. Ok, fatto fuori, benissimo. È andata bene, dai. Mi riprendo il mio... Ok, il Kiat nepalese che posto. Non vedo l'ora di giocarci un po' di più quel gioco. Mi piace davvero tanto. Ispira troppa fiducia. Far Cry 4. Ispira troppa fiducia quel gioco. L'avevo soltanto iniziato. Mi sembrava veramente bello. Aia! Altri nemici. Non credo di poterli ammazzare con questo, sapete? Credo proprio. Vabbè, ma questa dai è una citazione a Uncharted. Dai. Non può, cioè, è una citazione a Far Cry, dai. No, altri nemici. Oh, brutta cosa questa, brutta cosa. Non sono messo benissimo. Sono simili alle torri del Criat, esatto. Anche quelle di Far Cry 3. Io ho giocato prima a Far Cry 3. E Far Cry 3 ha una giungla simile a Madagascar, perciò. Dai, che è quasi andata. No, no, qui c'è il laser, attenzione. Porco cane, granata qua non mi ci vuole. Ok, picchiamolo, dai, è andata. No, non è andata bene come pensavo. Lo sta più coperto qua. Ho un'arma, mai giocato al 3. È bello, te lo consiglio di recuperarlo. L'avevo portato qualche volta in live. Non tantissimo. Prendiamo il fallo. Non è Fall Guys. Cecchinato? No, le spalle, disgraziato. Lo picchiamo tutti, ma sì, dai, proviamo così. Il 3 è famoso per la storia, è considerata la storia migliore dei Far Cry finora, quella del 3. E in effetti è una figata, c'è un villain che è Vaz, che è veramente fantastico. Poi io farei saltare con la dinamite che ho visto da queste parti, eccola qua. Facciamo saltare, dai. Perché il veicolo? Andiamo dentro. Vediamo cosa c'è. Non capisco perché dovrei prendermi il veicolo. Non mi serve il veicolo qua. Devo andare qui dentro. Ah, non è opzionale. Adam Baldridge. A King's Bay comandava lui. Mercante schiavista. Una canaglia a tutto tondo. Quindi ha fatto il 4, il 5, il prima. Il prima mi piace tantissimo come ambientazione. Non ho ancora giocato bene, ma mi ispira tanto. Devi ampliare. Con armi fatte come materiale rudimentale come sparaseghe. Sì. A New Dawn, wow, fighissimo New Dawn deve essere. Ma è un seguito del 5 o non c'entra nulla col 5? Perché non sapevo se era un seguito del 5, ma ha detto devi giocarlo dopo, ci sono personaggi del 5. Va bene. Direi che possiamo tornare al veicolo. Il veicolo è là. Dai che abbiamo quasi finito la live, è ancora un pezzettino ragazzi. È un mondo successivo, un disastro di... Ah, ok. Buono. Te lo straconsiglio. Ce l'ho già la versione gold. Devi far creare tutti... Ho tutti in versione gold. Guarda, Andre, guarda. Far Cry 4, 3, 5. Far Cry prima. E c'ho anche...
C'ho anche quello, ma non è ancora installato. C'è anche quello, ma non è ancora installato. Ma veramente? Te l'ho detto che li ho comprati tutti. Io quando ci sono gli sconti faccio grandi acquisti. Poi qualità prezzo merita. E penso che lo vedo sempre al fondo delle classifiche. Se tu cerchi i migliori giochi di Far Cry, c'era anche un buon youtuber italiano che adesso non mi ricordo qual era, ma che aveva fatto una buona cosa su Far Cry e l'aveva piazzato in fondo il New World, come si chiama? New Dawn. L'aveva piazzato in fondo come gioco peggiore della serie. A me frega nulla, francamente. Quando ho visto ho detto, a me ispira. No, qui c'è un cratere, non voglio decimarmi in questa maniera. Più che altro bisogna capire dove portare questa gippona. Non saprei davvero. Consigli? Non vedo l'ora di vederli. New Dawn e Frenziati anche come da far crescere il villaggio. Lo migliore. Ah, mi piacciono queste cose, sì. Come Assassin's Creed 2 quando ti fai la città. Bella. Avete consigli su dove posso andare? Qualche consiglio, ragazzi? Sapete che non mi piace bloccarmi. Ah, c'è un ponte, ma allora sì. No! Che truffa! E qua distruggiamo il ponte per davvero. O gli sparo. No. Mi tolgo. Sì, vai tranquillo. Non mi fa sparare, sì. Non va giù. E se lo prendo sberle? La granatina? Ma non fa un tubo! Con le corde. Ah, il verricello? Che bello. Va bene, il vercello, ok, vercellese. Perfetto. Ma no, basta far così, si sta già sfondando. Oh, è uno. One down, one to go. Ok, anche questo, dai. Oggi almeno avremo fatto sto ponticello prima di finire la live. Col verricello. Boing, eccolo. Fai prima. Io vado a preparare. Fai bene, Cla. Fammi poi sapere quando siamo online. Scrivimi da qua. Così posso raidare poi. Dai, spacchiamo. Ok. Again with the winch, sai. Ok. E qua dentro c'è qualcosa di interessante? Mi piacciono queste cose militari. Non sembrerebbe avere dei dettagli buoni, robe speciali queste. Non posso neanche lamentarmi, peccato, ma aspettavo di trovarmi qualcosa di segretissimo. Lo so, te l'ho detto stamattina che c'era da aggiornare la Play, cazzo, l'ho detto stamattina, ma... Che gioco porti dalla Play? Fortnite? Porti Fortnite? Alright, let's go. Alright, hang on, guys! Eccoci qua. Quanto sei in confidenza con Nadine? Il file si... Lo so, è lungo da installare. No, anch'io ho messo 30 secondi. Ha scaricato in un attimo, ha installato, riavviato subito. È veloce quello che ho messo, tranquillo. Ok, cosa fa? Shoreline.
stanno facendo sul serio. Bisogna andare fino al vulcano. Vi rendete conto quanto è lontano questo vulcano? A me non dispiace, perché questo livello è bello. Siamo al capitolo, credo, 10 o 11. 10, dovrebbe essere 10 questo. Dovrebbe essere 10 come capitolo. Quindi va bene così. Mi sta piacendo. Ehi hey Sam, come trascorrevi il tempo in prigione? Leggevo. Aspetta, ma su qua, su qua. Non sto facendo niente, sto giocando, là, tranquillo, sto giocando a... Un pozzo! Un buco nell'acqua. Ah. Wow, esploriamo il pozzo, magari c'è qualcosa. Io dico che un tesorino qua ce l'avranno messo. Là. Cavolo, un posto segretissimo. Salti un po' di posti. No, come salti i posti? Ma guarda, non sto saltando. Sono andato nel pozzo, figurati. Mi sono filato un pozzo che... Puoi usare anche il vercello. Ah, in questo posto. La notte scorsa, fuochi segnaletici. Cacciatore di tesori. Tenente Sherwood. Ah. Buono. Tralasciando le perdite che abbiamo subito, questo branco di porci inglesi era disegnato e armato. Mi dissocio, cioè, gli inglesi, dai. Poveri inglesi. Dico cose non spoiler solo per agevolare, fai bene. Eccolo, dobbiamo mandarlo giù, veramente, dobbiamo mandarlo giù, dice. Ammazza, io non pensavo, no ma fai bene, poi non sono spoiler ste cose, non sono spoiler, quindi devo scendere con la macchina, mamma, devo arrampicarmi su, non pensavo di buttare la macchina qua dentro, sinceramente. No, beh non per la macchina. Sì. Baby, do me a favor, get behind the wheel for a sec. Dov'era il vermicello da sta parte qua? Mannaggia, ho fatto tutto il giro. Pesante, eh? Pesante. Ok. Non con la macchina. Sì, sì, esatto, esatto. Vabbè, ma non posso mica buttare la macchina qua dentro, giustamente. Perché non si arrampica? Vabbè, facciamo un giro lungo. Fatto? Quindi ha finito l'aggiornamento o sei già in live, Cla? Intanto finisco questa cosa. Sali, vai a retromarcia. Bello. Wow, ho staccato tutto. E quindi? E quindi che abbiamo fatto qua? Non capisco, abbiamo staccato un ponte? Non so qual è stata l'utilità di far questo. Fai dei soldi. Ma lo so, devo andare di fronte. Ah, devo andare di fronte. Di fronte dove, scusami? Ah, questo posto qua. Che figo, non l'avevo visto, l'avevo visto prima. Ma faccio questo prima di staccare. Faccio ancora questo, vediamo cosa succede. Inizio a prepararlo, ride, ma faccio ancora questo. Oh, grazie per il raid! Grazie per il raid, la Saint, che gentili! Grazie, Saint! Troppo gentile! Pensa che fra poco vado a cena, ma voglio prima esplorare in Uncharted 4, questo è un giocone. Penso che sarete contenti, ragazzi, Uncharted dal prossimo anno non sarà più esclusiva, ma figurati, grazie a te per il raid, non sarà più esclusiva PlayStation e potete giocarlo anche su computer il prossimo anno. Benissimo, guarda! Ho tanto caldo, ma vuoi mettere la soddisfazione di essere qua? Piacevole. Abbiamo usato, stiamo facendo open world con una Jeep, sembra strano. No, ho fatto tutto questo casino per un tesoro secondario. Wow, ci sono rimasto male. Dicevo, è stato pazzesco, guarda, giornate intense, fa caldo. Com'è andata con il gioco? Tutto bene? Spero tutto a posto, guarda. Sto cercando di riprendermi. Bello, guarda. Prossimo anno potrete giocarli anche voi, anche senza avere la PlayStation. Si gioca senza problemi, eh. Tranquilla che
Ma no, ma guarda che tu ce l'hai la PlayStation, l'avevi comprata, ora che ci penso avevi giocato God of War, perciò ce l'hai per forza, eh già. Buona cosa, ma allora è bello avere tutte le console, poter giocare a tutto, è piacevole, già, secondo me è una buona cosa. Benissimo, ho fatto tutto questo per un tesoro, sono riuscito a prenderlo, tesoro. E niente, dicevo, a breve poi andrò a cena, perché purtroppo, però ti ringrazio tantissimo, cerco di far durare un attimino per ringraziare per il raid, per la cortesia e tutto. Guarda, dicevo, è stata un'estate molto calda. Oggi è ancora l'ultimo giorno. È una saga che merita di essere vissuta tutta. Uno dei migliori di sempre. Sì, guarda, su Play, per fortuna. Aspetta ancora un attimo, per cortesia. Aspetta, dicevo, ci sono tutti gli Uncharted. Ovvero, trovi la trilogia. Trovi la trilogia. E trovi anche praticamente trovi anche ovviamente il 4. L'eredità perduta. Almeno io sono sulla 4, mi fermo un po' sulla 4, aspetterò a passare alla 5, aspetterò ancora un po'. E niente, quindi bisognerà andare ancora un po' avanti qua. E io pensavo di essere arrivato. Bisogna andare al vulcano, guardate che bellezza sto posto. No, non è qua. C'è da perdersi, però volete mettere, poter esplorare. Non così, non così, non così. Ok. Poi fanno battute divertentissime questi. Sì, ma è vero, una saga che merita di essere vissuta, su questo è vero. Ok, un attimo solo. Allora, sto cercando di capire dove è questo vulcano. È qua il vulcano. Vedete, c'è il fumo sopra, quindi la strada è quella corretta. Siamo a buon punto, dai. Bisogna salire ancora un po'. Andare zigzag. Eh sì, è zigzag sempre di più. Per forza. Un po' di strada e ci arriveremo. E siamo anche evasi da una prigione a Panama all'inizio del gioco, quindi comunque penso di essere più o meno a metà, forse un po' meno di metà, sono al capitolo 10, perciò non vi state spoilerando nulla di importante, nulla di principale. Volevo chiederti, Sam, ma Shinigami le sta facendo live in questo periodo? Non l'avevo più visto online, Shini. Perché volevo passare a trovarlo, ma non l'ho più visto. Le sta facendo live lui? In questo periodo? Giusto per sapere, perché sono curioso. Allora, ho giocato 3 volte tutto. Ti video che non lo conosce, lo so. E io pensate che è la prima volta che gioco il 4. Io non ho mai giocato, ma ciò per me è tutto nuovo. Mi sto emozionando come un bambino. Sono contentissimo io quando vedo questo. Sono contentissimo. E siamo sempre più vicini a questo vulcano. Sempre vicini a questo vulcano. E si spera in bene. Si spera in bene. Sì, bisogna fare la zigzag. Bisognerà esplorare un po', ragazzi. Bisogna esplorare un po'. Sapete che vi dico? Faccio un bel salvataggio qua. Di progressi ne abbiamo fatti. E bisogna continuare. Non voglio bruciarmi la parte per la fretta di staccare. Te l'avevo detto che mi hai messo la voglia di farlo una quarta volta. Sì, ci credo. È giunto il mio momento di andare a mangiare, ragazzi. Che sono giornata impegnata oggi. Perciò me ne approfitto per ringraziarvi tutto, grazie Saint, grazie davvero tanto, grazie Ander per il supporto, grazie a tutti per essere passati. È stata una giornata ricchissima, veramente ricchissima, e mi sono divertito, soprattutto spero vi siate divertiti anche voi. Va goduto, esatto, non è uno di quei giochi che voglio farmi di fretta e furia per finirlo, assolutamente.